Ora in quest'altro video vediamo i sistemi di riferimento in modo relativo tra loro. Vedremo questo fisico con tutto il tavolino andare verso sinistra rispetto alla parete che sta dietro. Quindi il fisico si sta muovendo rispetto alla parete. Ma siamo sicuri? In realtà, se guardiamo bene, non è il fisico con il tavolino che vanno a sinistra, ma è la parete che andava a destra spostata dall'altro fisico. Questo significa che il moto è relativo. Non ha senso dire chi sta fermo e chi si muove, ha senso dire chi si muove rispetto a chi altri. Dal punto di vista del fisico col tavolino era la parete che andava a destra, però sarebbe ugualmente legittimo dal punto di vista della parete dire che è questo fisico con il tavolino che vanno a sinistra. Vediamo adesso che succede. E stavolta è il fisico con il tavolino che va a destra e la parete è rimasta ferma. Però sarebbe ugualmente legittimo immaginare il contrario, cioè che questo fisico sta fermo e la parete si è mossa. In conclusione, i moti sono sempre relativi. Ciascuno degli osservatori si vede fermo e vede l'altro osservatore in moto rispetto a lui.